Benvenuto a tutti da Don Emanuele, responsabile della pastorale giovanile nella diocesi di Siena, nella nostra rubrica Io resto con te per il commento al Vangelo del giorno. Oggi leggeremo il Vangelo di Giovanni al capitolo 3, versetti 31-36. Ascoltiamoli. Chi viene dall'alto è al di sopra di tutti, ma chi viene dalla terra appartiene alla terra e parla secondo la terra. Chi viene dal cielo è al di sopra di tutti. Egli attesta ciò che ha visto e udito, eppure nessuno accetta la sua testimonianza. Chi ne accetta la testimonianza conferma che Dio è veritiero. Colui, infatti, che Dio ha mandato, dice le parole di Dio senza misura e gli dà lo Spirito. Il Padre ama il Figlio e gli ha dato in mano ogni cosa. Chi crede nel Figlio ha la vita eterna. Chi non obbedisce al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Le parole che abbiamo ascoltato sono la risposta che Giovanni il Battista sta dando ai suoi discepoli che lo interrogano. Di fronte al successo che Gesù sta avendo, vedono le folle prima che si radunavano intorno al Battista scemare e questi discepoli sono un po' preoccupati. Come mai quello che era con te al di là del Giordano adesso sta riscuotendo tutto questo successo? E Giovanni, nella sua sapienza, colui, ricordiamocelo, del quale il Signore Gesù dirà: non v'è un uomo nato da donna grande come Giovanni il Battista, quindi immaginiamoci anche l'importanza del personaggio, e insegnerà ai suoi discepoli a diventare discepoli di Gesù. La figura del Battista diviene da quella del grande profeta oggi quella del vero discepolo. E in effetti, poi a pensarci bene, queste due cose devono necessariamente coincidere. Che cosa fa Giovanni il Battista? È capace di gioire del successo di Gesù, cosa che forse a noi potrebbe sembrare scontata, ma che vi assicuro nella nostra quotidianità non è proprio così scontata, perché non è facile sempre gioire dei successi e delle gioie degli altri. Ad ogni modo, Giovanni il Battista che cosa sta dicendo ai suoi discepoli? Va di fronte ai suoi discepoli e li invita a riconoscere chi il Signore sia veramente. Non è qualcuno che vuol fargli le scarpe, ma è davvero colui che ha annunciato colui che deve venire. E riprende, se ce ne ricordiamo, alcune categorie che avevamo ascoltato nel capitolo precedente, proprio nei commenti al Vangelo di questi giorni. C'era stato il dialogo tra Gesù e Nicodemo, dove veniva fuori molto l'aspetto tra ciò che è celeste e ciò che è terrestre, tra l'amore di Dio per il mondo che è così forte tanto da offrire il suo figlio e quello che invece oggi Giovanni ci dice che è l'amore del padre per il figlio, tant'è che il padre mette nelle mani del figlio ogni cosa. E allora fermiamoci un po' sotto questi due, a vedere questi due aspetti. Il primo, il contrasto tra ciò che è in cielo e ciò che è nella terra. Può sembrare quasi banale quello che Giovanni sta dicendo, ma vi assicuro che non lo è. Perché che cosa dice Giovanni? Giovanni dice che in fondo non puoi chiedere alla terra ciò che invece spetta a Dio, ciò che ti può dare soltanto Dio. E guardate, Giovanni invita a non sbagliare interlocutore. E questo davvero non è scontato, perché gran parte della nostra infelicità consiste nel chiedere cose giuste a delle realtà sbagliate. E per capire bene questa esperienza, che almeno nella mia vita più volte ho dovuto riscontrare purtroppo, mi piace fare un po' l'esempio della fila per la posta. A me capita in modo sistematico che quando vado alla posta inizio una fila, sto i miei bei 20 minuti in fila, poi quando arrivo alla cassa scopro di aver fatto la fila sbagliata e il postino, l'inserviente, mi dice: guardi, mi dispiace per lei, però questa è la fila sbagliata, quindi deve ricominciare. E lì c'è tutta la frustrazione perché avevo finalmente finito di fare la mia fila, cosa odiosa, e quindi da quel momento in poi sarei potuto essere libero. E invece non è così. Ma quante volte noi chiediamo a delle realtà buone di darci qualcosa che non ci possono dare? Quante volte andiamo dietro ad un progetto, ad un'idea, chiedendo qualcosa che quella idea, pur buona,
utile, ottima, però non può darci. E questo sta dicendo il Battista: le cose del cielo e le cose della terra sono divise. E allora, che cosa vuol dire questo? Che siamo chiamati ad accontentarci, di rimanere con i piedi ben piantati per terra. Ed ecco allora il secondo aspetto, quello dell'amore di Dio. Come si concilia l'amore di Dio per il mondo, tanto da dare il proprio figlio, come Gesù aveva detto a Nicodemo, e quello che Giovanni dice: il padre ama il figlio e mette ogni cosa nelle sue mani? Si può conciliare proprio attraverso il mistero dell'incarnazione. È nel Dio che si fa uomo, nel celeste che si fa terrestre, che si arriva ad avere la mediazione, la risposta alla sete, all'attesa di eternità che c'è dentro il cuore di ogni uomo. E questa mediazione spetta a Cristo. Ecco perché Giovanni dice: chi lo riconosce ha la vita eterna, chi lo riconosce non sbaglia la fila, non perde il proprio tempo, non rischia di essere frustrato nelle sue attese. E questo in fondo è quello che il Vangelo di oggi ci sta dicendo, ci sta invitando a saper riconoscere i segnali seminati all'interno del nostro itinerario, della nostra vita, che ci fanno comprendere che soltanto nel Signore Gesù avviene quella mediazione che fa sì che possiamo divenire accoglienti dell'amore di Dio. E dov'è che si vede in particolare questo amore? E se ci pensiamo bene, veniamo fuori dal mistero della Pasqua e passando attraverso la realtà della croce. È proprio attraverso la realtà della croce che abbiamo scoperto, nel momento in cui Gesù è sospeso per l'appunto tra il cielo e la terra, la grandezza dell'amore di Dio per ciascuno di noi. E allora, ecco, oggi il Vangelo ci invita a compiere anche noi questo itinerario, ci invita a far nostre le parole che Giovanni rivolge ai suoi discepoli e rivolge anche a noi per imparare a decentrarci, non per un di meno, ma per un di più, per entrare nel mistero dell'amore di Dio, per saperlo riconoscere, perché a lui il Padre ha messo in mano il destino di ogni realtà. Il Padre ama il Figlio e gli ha dato in mano ogni cosa, gli ha dato in mano anche la nostra vita, affinché, riconoscendo la sua bella testimonianza, possiamo davvero imparare ad amare così come lui ci ha amato, possiamo imparare a riconoscere la verità, che è quella che Dio non ci abbandona in nessuna delle nostre situazioni, anche delle più fragili, che realmente chi crede nel Figlio ha la vita eterna perché partecipa della sua stessa vita. E allora ascoltiamo Giovanni, impariamo a fare la fila giusta, quella che risponde alla sete del nostro cuore, quella che non ci fa perdere tempo, quella che ci dà ogni soddisfazione. Il Signore vi benedica.